Andiamo da Mary. Qua ci sono sempre le mine. Papà. Fanculo. Sempre che la prendo. C'è una nazione? Sì, c'è. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Oh. Veloce, 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 bravo. Di due era. Anche se c'era qualcosa di livello 5 qua. Meryl! Sto arrivando! Arrivando Meryl! Maria, sti lupi. Allora, è qua. Poi corriamo! Corriamo a ogni. È qua. Giusto. Ah! Ah! Vattene! Non volevo. Anche se non è qua, cazzo. Thank you.
Perlomeno. Onde è Merel? Cazzo! Mo ora. Che cazzo. Bella mia, ti acchiappaia, bella mia. Esci fuori però, non esci. Perché non esci? Bella chica. Bella testa. Ah, te sgraziata! Dove sei? Bella! Lupetta! Minchia, per un po' non te l'avevo preso. Snack, girati, Snack, girati. Che mira di merda. Presa! L'ho presa, Boffi! Lupetta mia! Ma non c'è Meryl, dove cazzo è? Il calmante usato da Wolf è diazepamina. Sì, lo so. Diazepamina. È una droga... momento per salvare la partita? È un bel pezzo che non salvi la partita, giusto? Sì. Che succede? Non sono sicura, ma ho una strana Salviamo, dai. Snake? Andiamo da Wolfina. Dalla bella Wolf. Wolf. Cosa sta? Un solo c'era. È scappata la dolcezza, dove sei? Questa, eh? Vuoi che continui?
Vai, 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 vai. Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito. Basta, 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 Snake, basta! Dai, 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 dai! Stai bene, possiamo continuare. Faccia, faccia. Riesci a sopportarne ancora? Dai, 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 dai! Cavallo, stanno avendo... Vai! Dannazione, ho preso il raffreddore. Quella strega mi ha fregato i vestiti. Snake, stai bene? Sono stato meglio. Come sta Meryl? L'hanno presa. Accidenti. Snake, il governo ha deciso di non cedere alle loro richieste. Stiamo cercando di guadagnare tempo. Andiamo, colonnello. Perché non la finiamo di giocare? Mi spiace per Meryl, ma facciamola finita con le bugie. Di che stai parlando? Il Metal Gear è stato progettato per lanciare un nuovo tipo di testata nucleare, vero? L'ha sempre saputo, vero? Perché ha cercato di nasconderlo? Mi spiace. Non riesce a dire le verità spiacevoli. Lei. Abbagniamo avanti. Quanto par. Otacon. Otacon, stai bene? Sì, grazie alla mimetica ottica. Devo chiederti un favore. Mi serve il tuo aiuto. Mi domandavo quando me l'avresti chiesto. Che dovrei fare? Mi hanno catturato. Sono rinchiuso in questa cella. Quale cella? C'è una grossa macchina da tortura qui vicino. Ok, ho capito dov'è. Arrivo subito. Grazie. Credevi di farmela, eh? Sì, storto. Ah, ha detto no pugno. C'è tutto. Pozz, ma pozz. Che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Che cavolo fai? Zitto là dentro. Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Torto. Otacon, ci vuole. Salute. Dello spettacolo, Ocelot ti vuole. Un'altra volta. Ti è piaciuta questa, eh? Vuoi che continui? Muovete.
aura potentissima! Veloce! Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito! Maledetto vecchio merda! Stai bene? Possiamo continuare? Lascio pure da mano. Riesci a sopportarne ancora? Bastardo vecchio! Lascio pure da mano! Otacon! Sto arrivando! Perché non ti rilassi un attimo? Sono rilassato. È solo che qui non so come ammazzare il tempo. Ok, cerco di fare prima che posso. Tutto a posto, Snake? Sì. Nulla di nuovo da riferire. Snake, posso fare qualcosa per te? Sì, il braccio mi fa un male cane. Mi spiace, aumenterò il livello di analgesici nel tuo sangue. Va bene, ma è meglio che lasci stare la benzedrina. Mi fa sentire strano. Allora non stai troppo male dopo tutto. Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Non hai famiglia. Questo non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Morto. Per mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi. Non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa. Solo Snake e io sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. Almeno così ha detto. È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Certo. Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio. Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po'. E che l'Alaska era il posto ideale. Snake. Beh, neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei. E lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? È morto. Oh, mi spiace. Snake, non c'è una donna nella tua vita. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io, è difficile avere fiducia in qualcuno. Nessun amico? Roy Campbell. Mi consideri ancora un amico? Tutto qui? No, ce n'è stato un altro. Frank Jaeger. Che cosa? Il più fedele luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Grey Fox. Ho imparato davvero molto da lui. Ma non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare. Andiamo avanti, ragazzi. We'll be right back.
Sto arrivando, perché non ti rilassi un attimo? Veloce. La mia pancia! Dannazione! La mia romancia piccante. Dai, Otacon. Eccoti qua. Ehi, sono qui! Dove? Queso. Dai, cuputto, dai, lo prego. Vai. Che adesso posso dire?